sulla tastiera e schiuscia il tasto verde per confermare. Ma davvero parla in dialetto? Bella per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è NCHZ750 e questo è Teino sul suo 999999999, non lo so, Ducati qualcosa, 950. E mi sa che oggi sarà lui a dare a merda a me. Andiamo a fare benzina e vedere quanto va la sua moto in più della mia. Eccolo, 220 kg di moto contro 160 e siamo in giro a fare un po' di tarantelle. Mi ricordo l'ultima volta che eravamo io con l'USA e te con YZ. È cambiato tutto, è cambiato tutto. Ehi amico, non funzionano le pompe. Ehi amico, sai qual è il benzina di più vicino? Ehi amico. Che bestia la sua moto comunque, secondo me è molto meglio di sta roba qua. Un dosso, due moto, un dosso integrale, oh mamma mamma, ho sentito che c'è un altro dosso. Mamma, sono coi dossi e sto shakerando, sui dossi shakerando, sotto le montagne e sto saltando. Un vecchio col panda e la sua nonna è dentro il panda. Panda rosso, ti sto in impennata di fianco a sorpassarti su una ruota, su una ruota. Oh, salto il dosso, mi sento un mostro, salto il dosso. Superman! Come ammazzarsi facile? Minchia, la tua credo frena tre volte più della mia. Giuro. Poi anche come settata, Hollis davanti dietro. Tiene bene, no? Precisa. Ok, let's go. Guarda. Minchia. Ma sono quelle di Sam quelle. Sulla tastiera e schiuscia il tasto verde per confermare. Ma davvero parla in dialetto? L'hai sentita? Sicuramente taglierò. Cassandrea Laura. Ma che cosa? Tira fuori la carta. Selezionare le aperture sullo schermo. Che storia, ma in che senso? La benzina, la pompa numero 7. 7? Tira su la pompa. È un po' bergamasco questo, questo dialetto. Wow! Basta, 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 deceleriamo, abbiamo capito che la sua va di più. No, no, beh, va molto più la sua, si vede. Madonna santa ragazzi, di cosa stiamo parliamo? Sfiamma, sfiamma! Nella galleria la mia si fa distinguere.
seguendo in qualsiasi marcia. Change. Cambio elettronico, salita e discesa. Ok, top. Scopriamo com'è il 950. Oh. Che bello alto. Mi sembra di guidare un motard di nuovo, davvero. È tutto strano. Che roba. Cazzo si spinge però. Mi sembra tipo di guidare un 701 cattivissimo. È cattivissima sta roba. Ma poi come piega? Va giù da sola. Va giù da sola. Ma come... ma che goduria è? Wow! Eh sì, è come impennare un 701, però davvero più cattivo di un 701. Piega da sola! Che roba! Ma come frena! Tanta roba! Sembra di guidare un po' un CBR con questa, vero? Sembra il Civi. Z750 versus 950 Ducati. E vi posso dire che avendola provata è un bellissimo andare la sua moto. Molto più stile motard, ma come velocità, come andatura, va davvero una mina. È davvero una roba assurda. Credo che è una moto che consiglierei anche la sua, oltre questa. Questa qua, vabbè, per la patente A2. Mi ha detto che quella lì, se la fai depotenziare il libretto, la puoi usare per la patente A2. La sua, cioè, ti strappa mentre ti porta in giro. Proprio ti strappa. Questa ti accompagna a quella velocità. Però più o meno siamo lì come velocità, come spinta. Beh, freni suoi sono esagerati, sono Brembo. Non so, non ho visto bene la pompa, che pompa fosse, però il suo freno davanti è esageratissimo. Cioè questo modo qua ti butta effettivamente giù a piegare senza problemi. Il pregio della mia è il sound. Il sound è come ce l'ha questa Z7.5, non ce l'ha nessuna. Davvero una roba pazzesca. Mettete un bel like e commentate con la prossima sfida che vorreste vedere. Se vorreste vedere la Z contro qualche altra moto, che poi non è una sfida, ma è semplicemente una piccola comparison andando in giro. Quindi ogni settimana, ogni lunedì alle 13 in punto, sapete dove trovarmi, su YouTube, un nuovo video. Ricordo ancora di mettere il like. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video epico. Ciao ciao! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.